Benvenuto a tutti a questo terzo incontro e ci tengo a precisare che questa serie di manifestazioni che abbiamo pensato Maria Pacini Fazi Editore, Unione Comuni della Garfagnana, soprattutto nella sua espressione editoriale, quindi la collana dell'identità e della memoria, sono 30 titoli dedicati al territorio e l'occasione al territorio della Garfagnana, i vari aspetti dell'arte, della storia, della tradizione, e soprattutto l'occasione è stata quella della digitalizzazione di questi volumi e quindi l'idea di mettere in comune idealmente ma anche realmente con tutta la comunità dei lucchesi nel mondo la condivisione, diciamo, della nostra cultura. Quindi, dicevo, Lucchesi del Mondo, Unione Comuni della Garfagnana, Maria Pacini Fazi Editore e la collaborazione della Conf Commercio di Lucca, della Bei e Nannini, che così ci hanno aiutato a rendere questi incontri più vitali. Li abbiamo voluti chiamare un caffè a Lucca, non sono presentazioni di libri ma conversazioni intorno ai temi del libro. Credo che il successo, visto anche insomma la partecipazione di oggi, il nostro messaggio credo sia stato ben accolto e l'abbiamo anche, diciamo, questi incontri inseriti all'interno, inaugurati nella giornata mondiale del libro, inseriti all'interno del Maggio dei Libri, che è un'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Editori, dall'Associazione Librai Italiani e che prevede incontri intorno alla lettura, promozione della lettura e quindi con questo spirito abbiamo organizzato e proposto queste conversazioni. Prima di passare la parola per un saluto e per un suo intervento al Presidente dell'Unione Comuni Paolo Fantoni, siamo molto felici che oggi sia qui, presento velocemente diciamo gli ospiti di oggi, quindi Ilaria Del Bianco, conosciuta naturalmente da tutti come gli altri, ma insomma qui particolarmente, la nostra ospite, padrona di casa, presidente dei Lucchesi nel Mondo, il dottor Alessandro Bianchini, che è presidente della Fondazione Cresci, e il sindaco di Bagni di Lucca, Betti. Quindi poi naturalmente, diciamo, entreremo un po' nel vivo, l'occasione è data, come dicevo, anche questa volta dall'edizione di uno dei volumi, in questo caso il volume di Lorenza Rossi, lo presentammo proprio nella giornata, diciamo, clou dei Lucchesi nel Mondo, il 13 dicembre qualche anno fa a Villa Bottini, quindi nel consesso dei Lucchesi nel Mondo e questo, diciamo, è un po' lo spunto, lo stimolo per l'incontro di oggi. Passerei la parola a Paolo Fantoni, Presidente dell'Unione Comuni. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Stasera, insomma, ripago un debito di presenza rispetto alle due edizioni, due pomeriggi precedenti, ma insomma impegni mi hanno permesso solo stasera di venire volentieri a Lucca per direi due collaborazioni insomma storiche, uno con la Maria Pacini Fazi Editore, l'altra con la Fondazione Cresci e una un po' più recente dal punto di vista, diciamo, istituzionale per quanto riguarda l'Unione dei Comuni della Garfagnana con l'Associazione Lucchesi nel Mondo. Il nostro territorio, gli amministratori del nostro territorio da sempre si sono dati un obiettivo, quello di fare in modo che la forte identità territoriale in tutte le sue sfaccettature, che vanno dal recupero della biodiversità vegetale, animale, al recupero delle tradizioni culturali, sono stati, ecco, un obiettivo importante nella chiave in cui questa riscoperta, questa ricerca appunto dell'identità territoriale fosse un elemento aggiuntivo per fare in modo che le nostre fiere radici fossero appunto valore aggiunto in una società dove vedeva invece il territorio, in particolar modo il territorio di montagna, sempre più marginale, sempre più lontano da diciamo così le vie economico, quello che era e che sta diventando e che è diventata la nostra società.
all'interno di questi spaccati la parte dell'immigrazione è una parte fondamentale. Ogni famiglia del nostro territorio ha vissuto in epoche passate proprio per quella povertà, ecco, per quelle difficoltà a vivere nei nostri territori, ha vissuto il fenomeno dell'immigrazione in maniera rilevante. Da qui, appunto, all'interno della collana della Banca Italiana della Memoria, insieme a tutte le pubblicazioni che riguardano quello che vi dicevo prima, insomma tutta la nostra identità territoriale, ecco, la pubblicazione che stasera viene presentata è diciamo così una parte fondamentale, una pubblicazione che nasce appunto da queste collaborazioni, in particolar modo con la Fondazione Cresci, anche questa col Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, questa pubblicazione in particolare al quale ci lega un progetto anche qui storico di legami con in particolar modo con il Sud America, ma con tutte le parti del mondo, per far rientrare le seconde, le terze generazioni e territori dove partire il loro avi. Quindi ecco un impegno da parte dell'Unione Comuni, oggi Comunità Montana della Carfagnana prima, molto forte rispetto a questo elemento, ripeto, nella consapevolezza che questa non è soltanto, diciamo così, accademia, ma le nostre radici serviranno al nostro territorio come sono servite per ridare una nuova prospettiva e una nuova vitalità. Quindi ecco, ringrazio l'Associazione Lucchesi del Mondo per l'opportunità, e a Maria Pagini Fazzi per l'opportunità di presentare questa nostra collana editoriale, o parte della nostra collana editoriale, qua a Lucca insieme a voi. Grazie. Sì, grazie. Sì, parte della collana. La collana sono 30 titoli molto variegati, quindi giustamente noi ne abbiamo scelti 4, e quello di oggi, Emigrazione dalla Carfagnana e dalla Media Valle del Serchio. Quindi le persone che sono qui, tutti le conosciamo, ma ecco, mi piaceva contestualizzare per farvi capire il tipo di taglio che vorremmo dare a questa conversazione. Ilaria Del Bianco, la presidente dell'Associazione Lucchesi nel Mondo, un'associazione che naturalmente ha, per quello che riguarda l'emigrazione, un ruolo attivo, un ruolo fondamentale. È un'associazione che è stata costituita nel 1968 dopo anni di contatti, di rapporti, di relazioni intessute. Proprio quest'anno, e per iniziativa di Ilaria Del Bianco, è uscito un volume che ha indagato, diciamo, che cosa è successo prima dell'Associazione Lucchesi nel Mondo. Il libro è sul filo delle parole e diciamo, delinea quella che è stata l'esperienza del Messaggero di Lucca nel costruire una trama di rapporti attraverso le comunità di lucchesi nel mondo. E quindi anche grazie al lavoro svolto dal direttore del Messaggero, Mauro Fazzi, dai redattori, dalla rivista stessa, dal viaggio che Mauro Fazzi compì con un furgoncino personalizzato per le due Americhe, proprio a cercare, quasi a chiamare uno per uno i nostri concittadini nel mondo. Grazie a questo nutritissimo, diciamo, indirizzario, serie di nomi, però nomi dietro ai quali però trasparivano biografie, storie di vita, si pensò appunto di costituire nel 1968 l'Associazione Lucchesi nel Mondo. È anche bene ricordare chi erano i nomi, oltre a Mauro Fazzi, il direttore del Messaggero, al presidente della provincia, l'ingegner Barzanti, il sindaco di Lucca, dottor Martinelli, il sindaco di Borgamozzano, geometra Orsi, e poi due direttori, oltre a Mauro Fazzi, direttore del Messaggero di Lucca, Luigi Suffredini, direttore del Giornale della Carfagnana. E quindi vediamo che già nella sua costituzione abbiamo qualcosa di molto vitale, no? Perché il fatto che siano presenti gli amministratori, ma anche, diciamo, qualcuno che sul campo aveva lavorato con queste persone, con i nostri connazionali, ne aveva raccolto le storie, le aveva divulgate sulle testate di questi giornali, dà un taglio
a quella che poi sarà l'attività dell'Associazione Lucchesi nel Mondo un taglio di vitalità, perché è merito dell'Associazione Lucchesi nel Mondo mantenere vitali questi contatti, continuare ad alimentarli anche grazie al fatto, per esempio, di questo richiamo, no? Che ormai come consuetudine avviene a settembre. Non dimentichiamo che più tardi, perché stiamo parlando degli anni 70, però l'altra iniziativa fondamentale, a mio parere, dell'Associazione Lucchesi nel Mondo è stato quello di istituire un regolamento per poi premiare i nostri conterranei che hanno onorato Lucca, quindi una galleria di riconoscimenti che poi alla fine hanno costituito una traccia solida, un rapporto solido che continua nel tempo fra Lucca e, diciamo, l'altra Lucca, no? Ecco, quindi l'Associazione Lucchesi nel Mondo, il primo, no? di questi tre soggetti che lavorano con i lucchesi nel mondo, lavorano con l'emigrazione. E la Fondazione Cresci. La Fondazione Cresci ha una storia più recente, anche qui in qualche modo c'è dietro un patrimonio di carte, perché Paolo Cresci, che dà non a caso il nome a questa fondazione, un fotografo fiorentino, no, morto negli anni, mi sembra alla fine degli anni 80, ecco 97, aveva raccolto per passione, per curiosità, non solo immagini ma anche documenti autografi, giornali, fotografie, cartoline, e quindi praticamente un patrimonio di cultura materiale che poi fu acquisito prima dalla Banca del Monte, che tra l'altro realizzò un volume, io l'ho portato perché secondo me è interessante vedere, no, tutto insieme, diciamo, in un libro, no, una selezione naturalmente di questo amplissimo e interessantissimo materiale. E questo grande fondo continua, è stato, diciamo, la base per la nascita di una fondazione che poi ha coinvolto su questo tema enti pubblici, dalla provincia, la Camera di Commercio, le fondazioni. Poi il Presidente, gli chiederò anche di approfondire, ma ecco, però mi interessa il fatto che credo almeno che sia interessante proprio il fatto che su un qualcosa, su dei documenti, no, la Fondazione vuole continuare a lavorare, e la sua è un'attività di promozione del proprio patrimonio, di approfondimento da un punto di vista storico e culturale di tutte le tematiche che ruotano intorno al mondo dell'emigrazione. Per esempio, ricordo una bella, fra le tante iniziative, ma secondo me molto che spiega molto bene quella che è la missione della Fondazione Cresci, e che è stata la mostra organizzata nel 2011 da Lungo la scia di un'elica, la organizzò Pietro Luigi Bregioni con Sesti, e una mostra che poi è andata a costituire anche quello che è il sito, in un certo senso, cioè il sito della Fondazione Cresci ripercorre queste tappe con cui la mostra raccontava la vicenda degli emigranti, quindi dal viaggio, l'arrivo, come si può dire, poi le varie occasioni di lavoro, spesso il ritorno, la fortuna o la mala sorte dei nostri connazionali. Dico connazionali perché quella della Fondazione Cresci, che non a caso si trova a Lucca, però è un materiale che riguarda non soltanto Lucca. E poi abbiamo Massimo Betti, il sindaco di Bagni di Lucca. Un sindaco che quindi qui è particolarmente rappresentativo, sia per l'importanza di tutta la Mediavalle per il contributo all'emigrazione, sia per un tipo di emigrazione, possiamo dire che quella lucchese forse a questa è molto legata, quindi l'emigrazione collegata a una figura professionale,
e quindi ai produttori delle statuine di gesso, no? Ricordiamo tutti così l'aneddoto, che forse è diventato anche stucchevole, che insomma Cristoforo Colombo prima approdato in America ha trovato un lucchese che vendeva le statuine, insomma. Però ecco, è un flusso migratorio che attraversa tutta la storia dell'emigrazione, quindi che non è limitata all'emigrazione, fra virgolette, forse da un punto di vista immaginifico, immaginario, più legata all'Ottocento, ma un'emigrazione già precedente. Ecco, questo per farvi capire che insomma la composizione poi di queste tre persone ci aiuteranno a parlare, insomma, poi naturalmente ci aspettiamo anche qualche domanda e qualche curiosità dal pubblico, a cercare di comporre quella che è una storia molto variegata, molto ricca, che ha tanti aspetti, che non è iniziata alla fine dell'Ottocento, che è iniziata molto prima, che è strutturalmente forse legata alla storia di Lucca. Ecco, io coinvolgerei subito Ilaria Del Bianco. Ilaria Del Bianco poi insomma, diciamo, la domanda è allargabile a tutti e tre, no? Quali sono le caratteristiche dell'emigrazione non solo italiana, ma particolarmente dell'emigrazione lucchese, non dell'emigrazione toscana in generale? Intanto la caratteristica è che dalla lucchesia si è emigrato e dalla Toscana molto meno, anzi si è emigrato un po' di più nel periodo del grande esodo post-unitario, ma in realtà a Lucca l'idea di muoversi, di andare all'estero, era un'idea che affonda le radici molto indietro nella storia. Si arriva ai primi secoli del 1000 addirittura, poi magari ci ritorneremo sopra. Sarebbe interessante affrontare il perché c'è questa diversità, cioè perché proprio la lucchesia è una terra di emigrazione, considerando le comunità toscane all'estero, l'85% minimo sono emigranti lucchesi. Non si parla ora della generazione dei nuovi emigranti, ma si parla dell'emigrazione storica. E mi sono posta spesso questa domanda, insieme anche ad altri esperti che insomma, a vario titolo ruotano nella nostra associazione. Credo che il motivo principale sia legato alla struttura di Lucca, quale stato indipendente da sempre. Cioè questa piccola repubblica, più o meno diversamente gestita, comunque sempre autonoma, ha avuto necessità da una parte di uscire dai ristretti confini del proprio territorio per allargare i propri traffici, quindi per essere uno stato ricco, e dall'altro ha avuto bisogno di missioni diplomatiche per garantire la sua libertà. Ed anche la ricchezza era utile al fine di garantire la libertà, perché ci ricordiamo come noi sotto il dominio pisano siamo stati riscattati grazie al pagamento di una discreta somma a Carlo IV. Quindi la libertà, in fondo, il mantenimento della libertà, da una parte nella ricerca di traffici commerciali, da una parte nella ricerca di alleanze diplomatiche, è stata, secondo me, alla base di un movimento continuo dei nostri. Quindi l'emigrazione è connaturata nel sangue del lucchese e non è un'emigrazione dettata dal bisogno. Riguardando le fotografie, molte delle fotografie dell'archivio Paolo Cresci, vediamo situazioni, per esempio nel sud Italia, ma anche nel nord, nel nord-est, di estrema povertà. La nostra emigrazione ha avuto connotati molto diversi e credo che poi sarà il caso di approfondirli, una di intraprendenza. Alessandro Bianchini, su questo tema del perché qualche caratteristica particolare dell'emigrazione lucchese? Concedetemi, prima di entrare nel tema, di confessarvi che io sono presidente della Fondazione Cresci da, si può dire, da pochi giorni, per cui vi chiedo venia se non sarò proprio all'altezza della situazione. Di sicuro io sono qui a pieno titolo
perché rappresenta appunto la fondazione e mette a disposizione la fondazione Cresci, e sono d'accordo con quello che hanno detto sia signora Fazzi che la presidente, la dottoressa Ilaria, scusa, ci siamo conosciuti oggi, voglio dire, perché hanno una funzione importantissima, e credo che noi come Fondazione Cresci possiamo veramente crescere insieme, insomma, e risponde veramente a questo quesito, perché ora noi si darà qualche risposta così, però vi garantisco che il termine e le problematiche legate all'emigrazione sono così importanti, vaste, approfondite, che meriterebbe giorni e giorni e vari convegni, perché più ci si addentra e più ci si rende conto che potrebbero suggerirci motivi di una grande attualità. Poi partiremo dell'emigrazione di oggi, perché purtroppo è un problema che si è ritornato proprio per le situazioni che tutti voi conoscete. Per cui, ecco, dicevo, l'emigrazione veramente meriterebbe di essere approfondita, perché al di là dell'aspetto storico, del piacere di dire che la Fondazione Cresci ha 20.000 cose che custodisce, che so, 1.000 libri sulle teme, che è la raccolta più importante forse del mondo, di sicuro in Italia. Ecco, io credo che molti aspetti meriterebbero di essere approfonditi. Ma io adesso non volevo aprire una cosa diversa, volevo solo in qualche maniera che mi giustifichiate, se non sarò magari, non conoscerò bene tutti i risvolti e tutte le cose che mi verranno richieste. Io concordo con quello che diceva Ilaria, perché è vero, la lucchesia si perde nel tempo, l'emigrazione da parte della lucchesia, però evidentemente era un'emigrazione tutta diversa, era lo stato di Lucca sempre più forte e ricco, che proprio perché era ricco doveva come dire, garantirsi e voglio dire, produceva, non so, la seta era da sempre uno degli argomenti più importanti in questo settore, doveva in qualche maniera mettere predisporsi, perlomeno in Europa, per garantire i suoi prodotti e anche addirittura per posizionare, oggigiorno si direbbe, degli uffici finanziari. È chiaro che queste posizioni così importanti nell'economia del Ducato di Lucca si portavano dietro anche un certo numero di persone che trovavano in quelle, diciamo, ponti fatti allo scopo di produrre, allargare i confini del commercio e il confine della finanza, trovavano anche l'occasione per emigrare, per trovare, insomma, insieme alle persone altamente qualificate che facevano quell'operazione non per la necessità propria, c'era anche una serie di persone che seguivano e facevano un po' da mano d'opera, diciamo. Questa però era un tipo di emigrazione, vi capite bene, ben diversa, e da quella che è venuta invece successivamente, molto successivamente, dalla Valle del Serchio, in particolar modo dalla Garfagnana. Io sono un garfagnino e da lassù il motivo fondamentale della migrazione era le difficoltà economiche, il modo con cui si riusciva a sopravvivere, ma certamente non c'era nulla di più a disposizione. Di recente si è detto che la Garfagnana ha sfamato durante la guerra decine e decine di migliaia, ma con le castagne. E ora, sai, per un fatto contingente si sopravvive, ma insomma, garantire a famiglie che peraltro a quell'epoca erano anche estremamente numerose, di garantire un minimo di sopravvivenza era pressoché impossibile. Per cui vorrei dire che in quella logica, ora senza voler chiudere un argomento, ma se in quel periodo là, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, fino quasi al Cinquecento, i motivi della emigrazione lucchese, in questo caso Lucca, era legata al commercio e via discorrendo,
Per quanto riguarda il successivo, certamente la spinta era da zone molto povere, come quella della Garfagnana, che non hanno trovato altra via d'uscita se non quella di andare in paesi che si presentavano, per quel che si poteva immaginare, più ricchi e più disponibili. Ecco. Sì, quella... Sì, quindi due, diciamo, due tipi di emigrazione, un'emigrazione professionale, quindi che è una ricerca di rapporti, di mercati, di contatti commerciali, un'emigrazione come quella di cui parla il libro di Lorenza Rossi, e dopo magari me lo porto più vicino perché insomma in qualche modo è quello che ci ricorda, diciamo, il secondo invece tipo, o forse il principale, perché poi è a quello che si pensa quando si parla di emigrazione, quindi spesso una emigrazione, in particolare quella dalla Garfagnana, dovuta sicuramente, se non alla necessità, comunque spesso al bisogno di trovare nuove forme, no? di sostentamento anche spesso. Ecco, per l'emigrazione professionale, quindi invece io chiamerei in causa il sindaco Massimo Betti, proprio perché insomma affondano sicuramente al 600, no? Già l'emigrazione o la circuitazione, diciamo, dei figurinai formatisi forse intorno alla scuola di Vanni a Coreglia, comunque sicuramente dalla Mediavalle, da Barga, da Tereglio, da Bagni di Lucca, e da lì, diciamo, questa professione poi è stata esportata in tutto il mondo, spesso anche con tematiche legate poi alla nostra tradizione letteraria, perché no, spesso così avveniva, stiamo parlando del 600-700. Il fenomeno dell'immigrazione, ne sono stati toccati alcuni aspetti nella conversazione oggi, chi mi ha preceduto, e fondamentalmente non è un problema che si può risolvere con un argomento, sono tantissimi gli aspetti. È vero che c'è un aspetto dell'emigrazione legato al bisogno economico, ma non è solo quello, sono d'accordo col presidente Del Bianco, sicuramente molti sono emigrati ma non avevano questi bisogni particolari di sopravvivenza, quindi bisognerebbe fare un'analisi anche antropologica in questo aspetto. Bagni di Lucca, a livello di emigrazione, insomma, abbiamo dato o abbiamo avuto, perché non per nulla sui miei, io ho 6309 abitanti a Bagni di Lucca come comune, ho 2530 iscritti all'AIRE, quindi credo una percentuale è la superiore, la più alta che ci possa essere, sicuramente in lucchesia, ma penso in ambito più grande, che poi mi crea una serie di problemi perché ci sono una serie di in campo elettorale, quando Bagni Lucca è quello che vota meno, dice, ma Bagni Lucca non andate a votare, no, abbiamo 2530 persone che difficilmente raggiungono il territorio. Perché i figurinai? Beh, anche questa è un'analisi abbastanza complessa. Perché sono emigrati? Intanto una situazione montana influenza senz'altro. Noi non abbiamo un grande centro in fondo valle, abbiamo 25 frazioni, di cui 21 altomontane, quindi creando un problema sicuramente logistico non indifferente, che in periodi in cui si poteva vivere e campare da altre parti con la pastorizia, con l'agricoltura, con piccole fabbrichette, in queste situazioni creavano un disagio tale per la quale si mette in moto, e qui si va sul settore antropologico, quella che era una tradizione. Una tradizione, e quando parlo di antropologico mi riferisco forse anche a un qualcosa che alla fine si scolpisce nella genetica, pur se non può essere un gene particolare,
è il fatto che uno ha voglia di arrivare, che alla fine non si accontenta di sbarcare il lunario, ma vuole crescere. Questo probabilmente deriva anche da una difficoltà di sopravvivenza che c'è nel territorio. Quando uno comincia a crescere in un paese medievale scomodo, in cui deve, solo per andare a scuola deve fare qualche decina di chilometri, perché questa è la realtà, ovvio che si crea anche, si forma una scorza che gli dà anche parecchia vitalità. Sul discorso del perché i figurinai, anche questo sicuramente nei posti così che sono un po' isolati per certi aspetti, nel momento in cui arriva una determinata forma di attività, è chiaro che poi diventa quella preponderante, è normale, non si può prescindere, per cui sicuramente poi quella del figurinaio è legata particolarmente non solo alla produzione, ma richiede un impegno a 360 gradi, perché ci vuole una forma di arte. Sicuramente è importante, non ci si può improvvisare figurinai se non hai qualche qualità in più, la voglia di mettersi in gioco, la voglia di commerciare e la voglia soprattutto di arrivare. Questo sull'intraprendenza, sull'ardimento che è stato detto, è sicuramente un punto nodale. Io ho studiato l'emigrazione anche come istituto storico da altre parti, e ci sono una serie di episodi, se dopo ci sarà l'occasione, anche perché in un pubblico a volte possono essere simpatiche alcune cose aneddotiche, che danno proprio il significato di persone che arrivate a un certo punto vogliono arrivare, vogliono andare all'estero, sono cresciuti nelle difficoltà, e solo uscire dal proprio ambito gli permetteva di fare quel salto di qualità, per poi tornare. Questo è il grande orgoglio che io colgo nei nostri concittadini all'estero, di tornare e far vedere: io ce l'ho fatta. Ecco, questo credo che sia il motore che ha messo in moto tutta questa migrazione. E dunque, fra le cause sicuramente di quella che non so, mi fa strano chiamarla emigrazione, però di fatto veramente anche quello, anche in quel caso era, ci sono state sicuramente anche le motivazioni religiose, quindi nel periodo della Chiesa riformata, quindi questa è una cosa che ha soprattutto ha colpito, ha riguardato Lucca. Grandi flussi ci sono stati dalla Lucchesia all'estero, alla Svizzera, ai paesi. Quindi anche su questo magari se poi allargherei, se qualcuno voglia, non so se Bianchini o Del Bianco ha voglia di dire qualcosa su questo. E l'altro tema invece sempre legato alle professioni, oltre ai figurinai, tante sono state le professioni, no? Sicuramente una emigrazione meno ricca è stata quella delle balie. E questo credo che le balie o i carbonai, quindi ecco, non so se fra Ilaria Del Bianco magari ci parla dell'emigrazione delle balie, quindi questa un'emigrazione femminile, e poi Betti sui carbonai. Non so se il dottor Bianchini vuole dire qualcosa. Due parole, ma proprio due, perché sì. Può darsi che ci sia gente che ne sa più di me. Questo. No, io per quanto riguarda un po', se si vuole, anche un aspetto interessante, quello del calvinismo, perché io credo che si rifaccia a quell'episodio lì, o perlomeno a quel fatto lì, è che qui a Lucca, dove in quell'epoca c'era un governo fondamentalmente cattolico, si erano resi conto che alcune famiglie, fra l'altro benestanti, fra le famiglie più importanti di Lucca, avevano aderito al calvinismo. E questo, sapete, in un momento in cui da Roma si era con le orecchie molto tese, e laddove c'era qualche seminatina di questo tipo, in genere venivano istituiti i tribunali dell'Inquisizione.
per quel che so io, ma voglio dire, mi limito proprio a queste poche notizie, Lucca invece riuscirono, i governanti di Lucca, a tenere questo, diciamo, processo, questa situazione sotto controllo per vari anni. Poi a un certo punto si resero conto che l'operazione aveva la situazione aveva raggiunto un momento pericoloso sia per le persone che avevano aderito a questa nuova diciamo tendenza e anche per la libertà e l'indipendenza a cui tenevano particolarmente i responsabili del Ducato di Lucca, perché a fronte di una situazione del genere poteva essere messa addirittura a repentaglio anche la libertà del Ducato stesso. A quel punto venne preso un provvedimento drastico, anche se un po' diciamo direi che hanno anticipato un po' il modo con cui oggi spesso si risolvono i problemi, insomma, no? Cosa fecero? Costrinsero ad abbandonare Lucca questi esponenti così importanti, queste famiglie, una per tutte mi viene in mente la famiglia Cenami per esempio, e però le misero tutti in condizioni di andare in questi paesi, in vari paesi europei, fondamentalmente in Svizzera, proprio per il discorso di Calvino, eccetera, eccetera, però con una scorta di denaro, in maniera tale che poi riuscirono nei paesi dove andarono, dovettero andare, a mettere in su, a rimettere in piedi aziende commerciali e via discorrendo. Ecco. Ovviamente, come si diceva all'inizio, anche questa operazione si portò dietro poi un po' di emigrazione, perché essendo andati in queste zone, in queste città, avendo comprato situazioni eccetera, furono un appoggio fondamentale per tutti gli altri cittadini che seguirono poi per dare loro la loro disponibilità manuale e trovarono la strada aperta per uscire da Lucca e andare in queste qui. Per cui voglio dire, anche questo è un fenomeno in qualche maniera di emigrazione, ma direi, per quel che so io, del tutto particolare e strettamente localizzata a questo fenomeno, ecco. Sì, sì. Quindi allora, permettetemi un salto indietro, perché mi sono dimenticata una cosa prima. Alle volte c'è l'intraprendenza, alle volte c'è anche il fato. Sapete, ho trovato su un libro, me ne perdoni, Maria Pacini Fazzi, ma stampato a Pisa molti anni fa, che si occupa di mercanti e banchieri lucchesi nel 1200, non mi ricordo però dove è stato, che i nostri mercanti, non avendo un porto, non avendo uno sbocco al mare, cercarono di andare comunque oltre la propria patria. Però Pisa non ci sono mai stati buoni rapporti, non ci ha mai voluto. E non volendoci Pisa, noi siamo andati a Genova. Però andando a Genova noi ci siamo garantiti secoli di rapporti per tutti i mari. Perché mentre la potenza navale pisana iniziò il suo declino dal 1284 con la battaglia della Memoria, sconfitta dalla flotta genovese, appunto la potenza marinara di Genova rimase fortissima lungo tutti i secoli, consentì rapporti commerciali e trattati tra la Repubblica di Lucca e la Repubblica di Genova, per altre emigrazioni, di cui forse poi parlerà il dottor Betti, di emigrazione stagionale in Corsica, perché la Corsica dal 1481 è dominio genovese fino al 1768, e poi oltreoceano. Quindi questo rapporto privilegiato con Genova a scapito di Pisa, insomma, noi alla fine noi ci abbiamo guadagnato, diciamolo pure in qualche maniera. Una parentesi sull'emigrazione confessionale: quello che ha detto il dottor Bianchini è esattissimo, quindi più che competente. C'è da porsi di nuovo una domanda, e lo so che forse rischio di essere ripetitiva, però perché il calvinismo prese a Lucca? Perché? Perché il calvinismo e comunque le religioni protestanti favoriscono la crescita della persona quale individuo, non vedono nella riuscita personale un peccato,
non vedono un peccato nell'accumulare fortuna, lasciano all'individuo la capacità di poter gestire la propria vita senza l'incombenza del peccato, che invece in quel periodo era tipica della, diciamo, della religione più, diciamo, cattolica, ortodossa cattolica. E chiudo qua. Quindi si ritorna, secondo me, a un certo spirito che certamente è stato poi anche fomentato dalla mancanza di beni primari, dalla mancanza di... Però non ci sono mai state proprio situazioni ai limiti della fame. Ecco. E comunque anche quando ci sono state affrontate con uno spirito ed una forza di carattere ben diversa che in altri luoghi. E le balie. Le balie mi fa sempre piacere parlarne, perché è un'emigrazione, direi... Da molti aspetti e molti aspetti profondi. Intanto è un'immigrazione femminile ed è l'altra immigrazione specializzata, cioè da una parte abbiamo i figurinai e dall'altra abbiamo le balie lucchesi. Balie lucchesi che provenivano dalla Garfagnana o dalla zona del Buggianese. E poi è un'immigrazione, come ho detto, femminile e per questo osteggiata. Osteggiata per vari motivi. Il primo, quello più manifestato in pubblico, era un motivo morale. Perché chi erano le balie? Erano donne sposate che avevano avuto un figlio, se no non avrebbero potuto allattare, che abbandonavano il figlio a casa. Diceva uno dei miei predecessori, il dottor Cecchetti, li facevano bere al figlio il latte della mucca e andavano altrove per allattare figli di signore che non volevano sciupare il loro corpo allattando i bambini. E queste donne andavano lontano, andavano senza uomini, andavano in case, non si sapeva bene la vita che facevano, molte poi sono ritornate con tanti soldi, alcune non sono tornate più perché sono finite a fare le concubine alle volte dei signori, e alle volte hanno preso strade ancora peggiori. Però c'era anche un altro motivo per cui questa emigrazione era osteggiata, a mio parere, un motivo più latente, meno detto. Che era un'emigrazione che portava alla donna un reddito anche di 12 volte superiore a quello dell'uomo bracciante. E questo era in quei momenti storici decisamente una cosa non proprio gradita e non proprio favorita, tanto che ci sono moltissimi atti dei prefetti, dei sottoprefetti per cercare di controllare questa immigrazione. Se ne parla anche sulla Garfagnana, proprio sul Corriere della Garfagnana, anche uno dei primi direttori, il dottor Pieroni, il direttore Pieroni, parla spesso di questo fenomeno delle balie, condannandolo sia moralmente sia dal punto di vista appunto dell'abbandono dei bambini. Un aneddoto che Picasso realizzò un quadro sulle balie toscane. Io non ricordo dove sia collocato questo è forse al museo dei quadri di Picasso, ma molto probabilmente queste balie toscane erano lucchesi, perché solo da Lucca ci fu questo genere di emigrazione, perlomeno per la Toscana. Anch'io un piccolo salto indietro, proprio il discorso dei figurinai, volevo perché anche si sviluppa questo tipo di attività? Perché il figurinaio è un gioco di squadra. E quando ci troviamo delle comunità isolate, come dicevo prima, e che quindi rinforzano uno con l'altro, nel momento in cui ne parte uno, partiva la squadra. Allora andava il primo, vedeva un po' l'ambiente e poi chiamava tutti gli altri. Ecco, il figurinaio, quindi c'è il gettatore, c'è il venditore, c'è quello che pittura. È proprio un'attività in questo senso che a questo indirizzo di comunità, tant'è vero che valutando Bagni Lucca generalmente l'emigrazione, ovviamente non al 100% ma in grande percentuale, ha sempre un'unica direzione. Montepiegatesi mi è andato particolarmente in America, Vico è andato particolarmente in Belgio, Lucchio mi è andato particolarmente in Francia, Crasciana mi è andato particolarmente in Germania, e anche questo è utile. I carbonai, vabbè, quattro parole, non è che si può, anche perché forse è più bello se continuiamo a integrarci così. E carbonai è un'altra attività
che poteva essere svolta anche in loco, perché ma è anche lì c'è l'esportazione di un mestiere che uno ha imparato, è diventato un grande professionista in questo senso, perché non è facile fare il carbone, cioè è un'arte particolarissima, e nel momento in cui inizia con quelle che sono le proprie conoscenze, uno comincia a spostarsi, scopre delle zone vergini in cui il carbone non esisteva. E quindi diventa una sorta, come oggi, mandare degli ingegneri in un luogo dove non esistono a costruire qualcosa di nuovo. E automaticamente si sviluppa quello che è un'attività di buon reddito. Non è più fare il carbone che fanno tutti a casa loro, ma diventa veramente una professione di alto livello. E quindi l'emigrazione viaggia un po' da tutte le parti, soprattutto all'estero, quindi in Corsica. E mi ricordo ci sono delle belle testimonianze che sono state raccolte anche di emigranti in America, in Canada. Un episodio che mi piace raccontare a livello aneddotico, che ci sono stati raccolti negli anni 1920-1930, di persone che erano andate in Canada a insegnare a fare il carbone e tutto il resto. E veramente, se uno non legge queste testimonianze, purtroppo raccolte a livello orale, meno male qualcuno poi le ha tramandate, uno si rende conto di che cos'era questa emigrazione e la descrizione dell'arrivo delle formiche. È una cosa che veramente, se uno non la legge, non la sente, non si rende conto. La formica era attesa. Perché queste persone che vivevano in mezzo alla montagna, in ambienti un po' costruiti, in capanne, sistemati, arrivavano a un certo punto, si creava una situazione altamente malsana. Quindi la formica, l'arrivo, ogni tanto arrivavano, come succede in Canada, le formiche in gruppo, e erano tutti felici, prendevano, sbaraccavano, andavano un'altra parte. Il passaggio di queste formiche, milioni e miliardi di formiche, sanitizzava tutto, entravano dentro e faceva pulizia completa di qualsiasi insetto, di qualsiasi cosa. E quindi leggere questi racconti quando erano passate, si rientrava un po' come una sterilizzazione generale, e quindi ripartivano sicuri che queste formiche hanno fatto la pulizia completa di ogni possibilità di malattia. Questi episodi qui sono importanti per capire che cosa è stata l'emigrazione e anche qual è stata la forza di volontà di certe persone. Sì, gli ripasso quasi subito il microfono a Betty, perché fra l'emigrazione, diciamo, professionale, sicuramente dobbiamo ricordare i gelatieri. I gelatieri poi, diciamo, da Bagni di Lucca e da Bagni, no? Insomma, c'è un nutrito gruppo. Poi è rimasto un po' un tema in generale per l'Italia all'estero, no? Un tema importante, quello della gelateria. Quindi non so se ci può raccontare, prego. Ah, il sindaco, ben arrivato. Sì. Qui davanti c'è il sindaco, una seggiola vuota, quindi proprio direi ad hoc. Come? Sì. E anzi, io approfitterei, insomma, magari. Prima, bene, grazie sindaco Tambellini. E appunto, chiederei a Betty così di raccontarci qualcosa dei gelatieri, e poi sindaco, poi ha voglia, appena si è riposato, di dirci qualcosa, volentieri. Grazie. Certo che le forme di migrazione sono svariate, è chiaro che quella preponderante è quella dei figurinai, ma veramente la voglia di darsi da fare e di impegnarsi tocca un po' tutti i fronti. Quindi la professione del gelato, perché la professione del gelato? Vai a capire, ne sono partiti tantissimi, e da Bagni Lucca, da Crasciana, da Benabbio, sono andati in particolarmente in Germania, in Olanda, e ci sono delle attività
che veramente sono un punto nodale, cruciale di tutta quella che è anche l'attività gelatiera nel luogo in cui sono andati. Anche lì la voglia di mettersi in gioco è sicuramente fondamentale. Io ho parlato con alcuni, perché ora i gelatai ci sono sempre, rientrano, e veramente il portare, come si diceva prima, la qualità è importante. Per esempio la famiglia Nardi, che sono in Germania, e mi ricordo non andavi a trovare anni fa, prima che avessi questo ruolo, perché poi mi sono sempre occupato, ho fondato il Corriere di Bagnuca, il giornale locale, ormai 30 anni fa, e il contatto con i miei concittadini all'estero è bellissimo. E mi ricordo quando andai a trovare una ventina d'anni fa e mi spiegavano: ma quando siamo arrivati in Germania si parte a fare il gelatai, ci siamo procurati i macchinari, arrivati a avere questi macchinari in mano e non riuscire a capire come introdurre la frutta per fare il gelato di frutta. Quindi richiamano la ditta e dicono: ma qui come funziona? Ma stiamo parlando di 30 anni fa. E mi guardarono come un pazzo furioso: la frutta, ma ci sono le polverine. Quindi rivoluzionarono tutta la situazione, rimandarono indietro questi macchinari e comprarono degli attrezzi forse più obsoleti ma più adatti. Da questo è derivato che questa gelateria, Leis Café Firenze, è praticamente ha vinto un sacco di premi, è un riferimento per tutta la Germania, Ahr, periferia di Monaco, perché loro hanno introdotto un qualche cosa che non c'era. Hanno veramente detto: venite qui che qui si mangia il gelato vero. Questo non per nulla, proprio l'anno scorso hanno vinto un trofeo internazionale, proprio che poi alla fine si è svolta, tra parentesi, a Longarone, dove c'è una delle manifestazioni più importanti. Avevano vinto le selezioni prima provinciali, ma stiamo parlando della Germania, poi regionali, poi nazionali, e sono venute in rappresentanza della Germania in Italia, dove hanno vinto questo trofeo internazionale. Ecco, questo un po' è un altro punto di qualificazione di quello che sono lo spirito di intraprendenza e anche di voler aver successo, perché a volte quello che si paga oggi a tutti i livelli è il tutto e subito, e purtroppo sta prendendo piede poi in tutti i campi, ma non voglio uscire dal campo specifico, quando invece bisogna farsi clienti, non bisogna fare economia immediata, va fatta economia nel tempo. Ecco, questo è un altro aspetto che ho sempre rilevato con estremo orgoglio in quello che sono i nostri concittadini all'estero.